Le due Mercedes partono bene, per Max sembra tutto in salita. Ma subito colpo di scena con la bandiera rossa per l'incidente di Mick Schumacher. Are you okay, Mick? Are you okay? Yeah, I'm okay. So safety car, keep delta positive. So we are going to box, box. So keep it. Valtteri is driving massively off the pace. I agree, it's a absolute. That shouldn't be allowed, what he does. Max e la Red Bull a questo punto tentano l'azzardo, non si fermano, sperando in una prossima safety car o bandiera rossa. La gara a questo punto per Max è veramente difficile. Ma a questo punto esce la bandiera rossa e tutto cambia. Max torna in corsa perché potrà cambiare le gomme. Vediamo Lewis Hamilton come la prende. Have they said what the reason is? Not heard anything yet. Alla ripartenza Lewis Hamilton brucia Max Verstappen, lo attacca ma Max resiste, taglia la pista, gli taglia la strada rientrando davanti facendogli perdere anche la seconda posizione e subito nelle retrovie abbiamo Perez che va a muro e una nuova bandiera rossa, nuovo colpo di scena con Max in testa che deve restituire la posizione. A questo punto abbiamo una trattativa tra la Red Bull e Michael Masi per restituire la posizione a Lewis Hamilton. Hi Michael. Hi, I'm going to give you the opportunity to start from grid position 2 for this, based on what occurred at turn 1-2. Okay, thank you. We'll have an internal discussion on that. We felt we were pushed off there, so thank you for that. If we could have a minute to think about it. Yeah, if you can come back to me within a minute or two, that would be great. Okay. Go ahead. We would accept P2 on the basis that Ocon's on pole, correct? We would drop you, we would drop you back behind Hamilton, is where I sit. Jonathan? Yeah, I thought you'd said... No, my apologies, because I hadn't looked at it. Back behind Lewis. I understood that. Is my offer. I need another minute, thank you. You have my suggestion. So he will be. So that would put Esteban on 1, Lewis 2, Max 3. That is the offer. Sorry. Yes. We will update it accordingly. The offer has been put there. Thank you. Obviously, if they choose not to accept that, then I will refer that to the stewards. Copy that. Thank you. Go ahead. Yeah, we'll accept that. We understand the order will be Ocon, Hamilton, Verstappen. That is correct. Ocon, Hamilton, Verstappen. Okay, and you having a really good look at all that Bottas stuff under the... And also Hamilton dropping back under the formation lap just now? Yeah, I'll have a look at it all. It was a standing start, restart, Jonathan, not a formation lap. Okay, no problems. Successivamente alla ripartenza, Lewis Hamilton parte bene, attacca Ocon, ma lascia la porta aperta e Max Verstappen, con una staccata a capolavoro, sorpassa, si porta in testa la corsa, riesce a rimanere in pista... E da lì cambia tutta la gara completamente per Max Verstappen. Dopodiché ci sarà Lewis Hamilton che andrà ad attaccare Max Verstappen. Max resiste e Lewis reagisce così. This guy is freaking crazy, man. Yeah, copy that, Lewis. We're on it. Max. Max. So let's give the position back to Hamilton. So do that strategically. Give the position back. Give it back. A questo punto a Max viene detto di restituire la posizione, di farlo in modo strategico, rallenta. Hamilton sta dietro, non vuole passare. A un certo punto Max frena e Hamilton, quando rilascia i freni, lo colpisce. I don't know what's going on here, Max. He's trying to let him pass. He's not going past. So they're asking you to, they're asking Max to swap positions. Just brake testing me. He's up. So you can, you've been told to give you the pass. I've just hit him, man. My wing's broken. No, it's okay. It looks okay. He's been told to give you the position.
brake tested me, though, so I didn't know what's going on. Yeah, it's just dangerous driving, dude. I've definitely got some damage on my car. It's only front wing end plate looks light. Are we allowed to go by him? Yes, you are allowed to go by him. Well, he needs to slow up and let us. Yep. We had no idea who's going to do that. Excuse me, Ron. I came over and told you. If you've got other channels going... No. You told me as it happened. I was telling the engineer at the time. Okay. Well, Ron, I can only push as many buttons as I can. A questo punto si pensa andare avanti senza restituire la posizione, prendendo solo una penalità. Ma a un certo punto Max fa passare Hamilton, ma lo ripassa subito e prende la penalità di 5 secondi. E a questo punto Max, giro seguente al 43esimo giro, fa ripassare di nuovo Hamilton, ma questa volta Hamilton lo spinge fuori lui e prende il comando e andrà a vincere la corsa. È stato un gran premio spettacolare, un duello mondiale, uno scontro mondiale, uno scontro generazionale tra due grandissimi piloti. Il più è fermato Hamilton e il giovane a caccia della sua prima formazione mondiale. Non si sono risparmiati, Lewis Hamilton ha dato tutto quello che poteva, da gran campione qual è, ma Max Verstappen, con una macchina a mio parere ancora inferiore alla Mercedes e l'ha dimostrato anche la gara di Bottas, ha fatto di tutto dalla qualifica dove ha cercato in ogni modo di stare in testa, perché questo circuito, come dicevo nella simulazione che potete vedere in altro video, sarebbe stato molto difficile per la Red Bull, perché le velocità dimostrate nelle ultime gare della Mercedes lo avrebbero messo in crisi, così è stato. Ci sono stati una serie di episodi che l'hanno rimesso in corsa, ma lui ha dato tutto e anche di più, è stato aggressivo e anche di più. Al limite della scorrettezza, mi ha ricordato molto Michael Schumacher nell'aggressività, nel difendere le posizioni. L'ho visto solo in Michael Schumacher, quindi sono contento di rivedere un pilota così, anche se non bisogna andare troppo oltre il limite. Però ragazzi, che pilota, che gara, che spettacolo. Sicuramente senza l'incidente di Mick Schumacher sarebbe stato difficile. Portarsi via a casa questa gara sarebbe stato veramente duro. E vorrei analizzare con voi l'episodio dell'intamponamento, rivederlo un attimo con le telemetrie. Vediamo che Max inizia a decelerare, Lewis Hamilton sta accelerando, si accorge del rallentamento, va a frenare perché è leggermente più veloce di Max Verstappen in questo momento. Possiamo notare i 296 km/h con 304, inizia a frenare entrambi. In questo momento Lewis è leggermente più lento, arrivano più o meno a una velocità identica, quindi cercano di... tutti e due frenano allo stesso momento, perché Hamilton probabilmente non capisce cosa sta succedendo. Tutti e due sono ancora sul freno. Intanto la distanza diminuisce, vediamo che la velocità di Lewis è ancora più inferiore. A un certo punto Max frena ancora di più, mentre Lewis è ancora attaccato al freno, e a un certo punto andrà a lasciare il freno per spostarsi a sinistra e andrà a centrare Max Verstappen, che è andato a chiudere la traiettoria. A me sinceramente mi ha ricordato molto l'episodio di Michael Schumacher e David Coulthard nel 98 a Spa, che andiamo a rivedere. Nel doppiaggio, quasi con la premonizione che potesse accadere una cosa del genere, e Coulthard sul rettilineo, che non c'è niente da fare, ha alzato il piede per lasciarlo passare, però la visibilità era talmente ridotta che Michael Schumacher non si è reso conto. Anche in questo caso Coulthard rallentava, però in questo caso Coulthard era il compagno di Häkkinen che si giocava il titolo, Häkkinen era fuori gara, Coulthard era iperdoppiato, a un certo punto ha iniziato a rallentare finché è stato raggiunto da Schumacher, a quel punto ha rialzato il ritmo e per due giri non l'ha lasciato passare, tanto che John Todd andò al muretto di Ron Dennis per dire: ragazzi, fatelo passare. Loro rassicurarono John Todd, ma a un certo punto, quando Michael si avvicinò e si spostò dalla traiettoria come stava facendo poi Hamilton domenica, David lasciò l'acceleratore e Michael tamponò in pieno, perdendo la ruota, probabilmente il mondiale, oltre che la testa, perché il box era veramente nero. È stata una delle scene che io ero bambino, me le ricordo come se fosse ieri. E io, questo episodio è molto paragonabile a questo, però a tutti hanno dato poi la colpa a Schumacher, che chi tampona è sempre torto, mentre stavolta
è stato Max essere stato penalizzato di 10 secondi, non il contrario. Possiamo dire che Max ha rallentato per farlo passare, Lewis non l'ha capito, l'hanno avvertito tardi via radio o in contemporanea, non si è fidato. Probabilmente se si fosse spostato subito a sinistra, dubito, ma non posso escluderlo, che Max l'avrebbe chiuso. Però poteva succedere, quindi diciamo che è molto borderline. Ha fatto molto discutere la trattativa tra la Red Bull e Michael Masi, direttore di gara, per decidere l'ordine di partenza della seconda ripartenza. Cos'era successo? Come abbiamo visto, Max, per resistere a Lewis Hamilton, ha tagliato la curva, è rientrato tagliandogli la strada e a quel punto avrebbe dovuto restituire la posizione. Si è infilato anche Ocon e pochi secondi dopo è stata data la bandiera rossa, quindi Max non ha avuto il tempo di restituire le posizioni. A quel punto si apre questa trattativa che a caldo sembrava un po' la trattativa del mercato del pesce, perché Michael Masi ha fatto un po' di confusione. C'era un po' di polemica per la prima bandiera rossa, anche se, vedendo le gare della GP2, erano successi vari incidenti che hanno portato tante bandiere rosse. Quindi in realtà l'azzardo della Red Bull non era stato tanto un azzardo, probabilmente era stato anche condizionato un po' dal non abbiamo nulla da perdere. Da un po' abbiamo visto la gara del GP2, è molto facile la bandiera rossa perché bisogna mettere a posto di nuovo le barriere. A questo punto, prima Michael Masi offre la seconda posizione a Verstappen con un primo con, per poi correggersi, perché la Red Bull probabilmente incredula stava cercando di mangiare la foglia, dire no, dobbiamo metterti dietro Hamilton, quindi Ocon primo, secondo Hamilton, terzo Max. E questa era l'offerta, e ho fatto un po' sorridere le frasi, se non accettate l'offerta, questa è la nostra offerta, altrimenti andremo dai commissari. Però ripensandoci oggi era la decisione più giusta, perché Max non aveva il tempo di restituire la posizione, se non ci fosse stata la bandiera rossa avrebbe dovuto fare passare Ocon e Lewis Hamilton. Quindi, giustamente, è stato deciso questo. Anche perché, ripensandoci, quando la gara si interrompe al primo giro, di solito si riparte nell'ordine di partenza. E in questa partenza Max partiva in pole position. Quindi, in realtà, è sì sembrata una trattativa per favorire un po' anche la Red Bull. Ma in realtà no, perché alla fine, se avessimo rifatto la partenza come avviene di solito, Max sarebbe partito in testa. Quindi a quel punto, sì, è stata fatta un po' di confusione, però in realtà devo dire che è stata la decisione più giusta. Probabilmente i modi non sono stati quelli corretti, la comunicazione non è venuta in modo perfetta. Sulla penalità che prende Lewis, Max Verstappen post gara, come dicevo prima, mi ha ricordato molto quello di Coulthard. A quel punto io avrei, tornando nel 98, avrei penalizzato Coulthard perché Coulthard la fece veramente sporca. In questo caso è vero che Hamilton avrebbe dovuto mettersi a sinistra e passare. A quel punto lì, se Max avesse chiuso, la penalità a Max Verstappen non gliel'avrebbe tolta nessuno. E probabilmente una penalità per la gara dopo. Non credo che si sarebbe giocato il mondiale alla penultima gara in quel modo. Però da un lato anche Lewis Hamilton che ha tentennato, ha detto no, qua non voglio passare, o è stato molto furbo oppure è stato veramente ingenuo. E però alla fine devo dire che questo mondiale si arriva a giocare all'ultima gara, chi vincerà arriverà davanti e secondo me finirà a ruotate come Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. Come ho detto, Max è cresciuto con la famiglia Schumacher. I papà erano molto amici, si frequentavano nei cartodromi, non ho mai nascosto gli esempi di guida, di condotta di gara di Michael Schumacher, come ha ottenuto certe vittorie. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi per supportarmi e ci vediamo alla prossima.